ha preso un meno 0,36 perché da 6 punti di punteggio basso è passata a 5,64 e poi abbiamo il Golden Balls, ha preso 4 la prima sequenza e 3 la seconda sequenza, niente male, solo 2 nella midline, questo è un po' penalizzante dal punto di vista tecnico, e 4 l'ultimo sollevamento. Direi che i livelli, a parte la midline che è scesa un pochettino, per il resto mi sembrano buoni. E anche i components credo siano. Sì, guarda, 5,46 la skill, 5,50 Certo, per la adesso è difficile coreografia, valutare i certo. components, dobbiamo vedere il resto della gara come va. Però per il momento non mi sembra una brutta valutazione, tutt'altro. Ed ecco la coppia rappresentante della Lituania, Isabella Tobias Davidas Staniūnas. Loro erano terze nei preliminari. Per loro un fuori unisono nei Twizzle. Bella performance. Sì, senti quanta energia hanno messo e hanno trasmesso, devo dire, questa coppia che rappresenta la Lituania. Anche per loro è un esordio mondiale della prima stagione insieme. Quindi stiamo vedendo anche delle coppie nuove, giovani. Lui ha festeggiato proprio ieri il suo compleanno a 26 anni e lei 19. Lei è americana, è di New York. Vediamo sempre di più coppie, perché è proprio difficile poi trovare una partner, quindi in realtà tante volte vedremo coppie che sono formate da atleti di nazionalità, Miste. differenti, no, Franca? Sì, adesso è facile che questo accada perché non è facile per niente trovare il partner giusto, poi proprio per le situazioni fisiche, perché ci vogliono certe proporzioni, certe dimensioni, vuoi anche per una situazione magari di allenamenti, ok, e quindi sempre più c'è la possibilità. Intanto qui abbiamo rivisto il Twizzle, penso che mancasse un giro a lui ha aperto troppo presto, ha cambiato il piede, e sempre più vediamo appunto queste coppie di nazionalità mista. Intanto ci hanno proprio adesso in questo momento consegnato lo starting order appunto di domani, come avevamo anticipato.
Carolina Kostner sarà la penultima a scendere e la Mao Asada, ovviamente in virtù del risultato di oggi, scenderà nel penultimo gruppo. Sarà davvero una grande sfida, perché poi l'ultimo gruppo è aperta proprio da Miki Ando, che è quella che sarà più vicino alla Yuna Kim, quindi ci aspetta una finale davvero emozionante. E intanto andiamo proprio ad aspettare il punteggio per questa coppia della Lituania, passati dalle preliminari con la terza posizione. Sorridenti, soddisfatti sicuramente, perché hanno fatto un'ottima presentazione della loro free dance, del valzer dei fiori di Tchaikovsky. All'europeo avevano avuto 49 con la Soul Dance, più alto, sì, a 53-16 vanno, sì, in testa con 28-50 per il tecnico Elements e 24-66 in assoluto, ovviamente i punteggi più alti per i program components. Davvero un'ottima prestazione per loro. Appunto, vi ricordavo che all'europeo, dove si sono piazzati al 12° posto, la loro Soul Dance aveva il punteggio di 49.